32enne si ritrova faccia a faccia con i ladri. Si erano spacciati per carabinieri dopo aver fatto irruzione in casa passando da una finestra. L'anziana non gli crede e minaccia di chiamare la nipote, malviventi in fuga a mani vuote. Strage di Cutro, sit-in di 40 associazioni di fronte alla prefettura Pesaro per chiedere verità e giustizia per le vittime del naufragio. Rete idrica nella zona industriale di Bellocchi, presso l'acquedotto per 50 utenze. DASET, un investimento di mezzo milione di euro per 3,6 km di nuove condotte idriche. Inizia il conto alla rovescia, gli esami di Stato 2023, alunni pronti a festeggiare 100 giorni alla maturità. C'è che è già iniziato da un pranzo insieme ai compagni di classe. Significa che manca poco alla maturità. Sono contenta di stare con i miei compagni e spero sia una bella giornata per tutti. Questa sera dopo il telegiornale torna Primo Cittadino, ospite il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale. In primo piano il tentato furto accaduto in un'abitazione nel comune di Colli al Metauro. È successo sabato pomeriggio alle 15.30 in una palazzina di due piani in via delle Querce. I malviventi, come vedete dalle foto, hanno rotto prima gli infissi e i vetri di una finestra e poi una porta interna. Sono andati subito in cucina dove però c'era un'anziana signora di 92 anni e le avrebbero detto: signora, siamo i carabinieri, in casa sua sono entrati i ladri, venga a vedere da dove sono passati. Mia mamma è ancora molto lucida, ci ha raccontato sua figlia, e per fortuna ha capito immediatamente che non erano militari. Così, quando gli ha minacciati di chiamare la nipote, i due si sono dati alla fuga. Erano alti, magri, parlavano bene l'italiano e avevano il volto coperto da un cappellino e una mascherina. Ad attenderli fuori, a bordo di un'auto, c'era un'altra persona. Non ci si può fidare di niente e di nessuno, ha commentato la figlia, che ha voluto segnalarci questo episodio, denunciato anche ai carabinieri, per mettere in guardia i cittadini e in particolare gli anziani. 40 associazioni del nostro territorio ieri hanno manifestato di fronte alla prefettura a Pesaro per chiedere verità e giustizia per le vittime del naufragio di Cutro. I particolari nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. Si sono dati appuntamento domenica mattina in Piazza del Popolo a Pesaro davanti alla prefettura, le diverse associazioni e realtà del territorio per chiedere verità e giustizia per le vittime del naufragio che si è verificato davanti alle coste di Cutro in Calabria lo scorso 26 febbraio. Ad oggi salgono a 76 le vittime partite a bordo di un'imbarcazione dalla Turchia. Rappresentanti e associazioni che insieme hanno fatto sentire la loro voce per dire un deciso stop alle stragi in mare. Che non si può ribaltare su chi parte volendo sottrarsi a povertà, regimi totalitari, a guerre, la responsabilità di cercare un futuro migliore. Siamo noi che dobbiamo accoglierli, sia in un'ottica di integrazione, sia come opportunità anche per questo paese, che ricordiamo l'Italia è uno dei paesi che soffre di un calo demografico importante e deve fare i conti con i migranti come uno strumento di possibile espansione. E poi non possiamo non essere umani, non possiamo non essere colpiti da quello che è successo a Cutro, ma non è l'unico delle tragedie che si sono verificate nei nostri mari. Abbiamo lanciato questa iniziativa come Mediterranea, come Refugees, e hanno aderito circa 40 associazioni ed è il percorso è aperto. E è l'inizio di un percorso che anche a livello nazionale con la rete 26 febbraio e la manifestazione di Cutro è partito e intendiamo portare avanti per cambiare le politiche migratorie che da anni sono state fatte contro gli ultimi della terra, e questo è inaccettabile. Dobbiamo assolutamente rivedere tutti gli accordi fatti con paesi che trattano le persone come fossero degli oggetti, anzi peggio, li tengono in dei lager. Noi abbiamo necessità di ricreare un'Europa vera, un'Europa che si mette in mare per salvare vite umane. Abbiamo necessità di corridoi umanitari. Abbiamo necessità di considerare le persone, le loro storie, le loro vite, e di farle vivere e di farle muovere come si muovono le merci. Quindi chiediamo con forza che questo sia il progetto di un'umanità nuova. Una politica del tutto sbagliata, del tutto miope sulla migrazione.
e parlo di politica sia nazionale che europea. Il problema non è sicuramente alzare muri, steccati, fili spinati, il problema è attrezzarci ad accoglierli, anche perché sono persone che possono dare tanto anche all'economia. E quindi tutto questo bisogna però metterci insieme, non ci si può dividere. La politica adesso tende naturalmente a dividerci, noi abbiamo risposto proprio a questa cosa perché abbiamo visto che sono state tante le organizzazioni mobilitate. Siamo qui in piazza come comunità Papa Giovanni XXIII perché vogliamo far sentire il grido dei tanti poveri che ci sono nel mondo, dei tanti poveri che sono morti nel nostro mare. E vogliamo dire che l'Italia è una società che ha voglia di accogliere, che ha voglia di essere vicino alle persone più povere che fuggono da guerre, da carestie e che non scelgono di partire ma che sono costrette. Ennesimo avvistamento di lupi a Fenile di Fano. Un nostro reporter di strada ci ha inviato alcune immagini di lupi immortalati in giorni diversi dalle fototrappole, mentre questi animali si aggiravano nel suo campo. E ne sono stati fotografati 3 per volta, ci ha precisato il telespettatore, ma dalle varie foto scattate sembra che possano essere almeno 5 o più. Essendo in perlustrazione vicino al centro abitato di Fenile, ritengo possano essere una minaccia anche per l'uomo, nonostante gli ambientalisti dicono di no. In Italia, ha proseguito, ci sono testimonianze d'attacco anche all'uomo, come abbiamo sentito pure su Rai 2. Se i lupi hanno fame, ha concluso, dal branco non scappi. Ora ci spostiamo a Bellocchi, dove nel mese di aprile ASET inizierà i lavori per le nuove condotte idriche. Altre 25 abitazioni e 26 aziende potranno allacciarsi alla rete idrica. Prosegue infatti l'impegno di ASET S.p.A. anche nelle aree periferiche del comune di Fano. Dopo l'intervento concluso a Sant'Andrea in Villis, presto sarà la volta della zona industriale di Bellocchi, interessata da un primo stralcio dei lavori allo scopo di garantire il necessario approvvigionamento idrico a quest'area così strategica per l'economia cittadina. Questa era l'ultima zona nella quale c'è una concentrazione così, tra parentesi, alta di allacci, perché parliamo di un circuito nel quale ci saranno una 50ina di allacci. È la naturale, un investimento di 500.000 euro ed è la naturale conclusione dell'attività di allaccio che abbiamo fatto nel comune. Ora le parti che rimangono ancora staccate sono delle case isolate per le quali a mano provvederemo anche ad allacciare quelle, ma sono realmente, si possono contare ormai sulle punte delle dita. Quando partiranno i lavori e come è possibile presentare la domanda, soprattutto entro quando deve essere presentata? Le domande possono già essere presentate perché c'è un modulo scaricabile dal sito dove c'è tutta la documentazione da allegare per chiedere l'allaccio. È molto importante che vengano fatte prima dei lavori perché altrimenti si dovrebbe successivamente riaprire di nuovo la condotta, creare ulteriori danni per chiaramente la strada, la viabilità e quant'altro. In progetto c'è l'inizio di questi cantieri nel giro di 2 o 3 settimane. Abbiamo tutto il materiale che ci serve, dobbiamo solo iniziare. Quali saranno le vie interessate e come verranno suddivisi i lavori? I lavori che stanno per partire rappresentano il primo stralcio, praticamente un intervento complessivo che riguarda un po' le vie che, della zona industriale di Bellocchi che ancora non possono usufruire dell'acquedotto comunale. In questo primo stralcio praticamente le vie interessate sono via Meda, via Turati, poi via Papiria dal ponticello della Saipem fino al ponticello, diciamo, di via Ottava Strada e via De Nicola, per complessivi 3.500-3.600 metri. Partiremo da via Meda proprio perché secondiamo un po' poi anche quelle che sono le esigenze del Comune di Fano, che intende poi rifare la pavimentazione stradale su tale via entro l'anno, e quindi proseguiremo poi via Turati, via appunto Papiria e per ultimo via De Nicola. L'intervento nel suo complesso si concluderà presumibilmente il prossimo anno con le ulteriori vie che ancora non usufruiscono di tale servizio e che sono appunto via Tognolo, via Albertario e via Filippini. Diciamo che le utenze da servire con questo primo stralcio sono circa una 50ina, equamente suddivise fra utenze domestiche e utenze industriali. I lavori partiranno appunto quanto prima, prossimo mese, insomma, il prossimo mese, entro aprile, dureranno circa 6 mesi per un investimento complessivo di circa 500.000 euro.
Abbiamo concordato un percorso per arrivare ad una soluzione definitiva alle criticità connesse al distacco dell'acqua del condominio in via 27esima strada a Bellocchi. Lo affermano il sindaco Seri e l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti, che questa mattina hanno incontrato Vitaletti e Poderini di ERAP, proprietario dell'immobile, insieme a Marco Romei e Francesco Spaccazzocchi di ASET, gestore del servizio idrico. Rimane fondamentale, hanno precisato Seri e Tinti, il rientro almeno parziale del pagamento delle bollette da parte degli inquilini morosi. ERAP si è mostrata disponibile ad integrare l'importo che rimarrà da saldare. Inoltre, il servizio sociale potrà verificare eventuali richieste di sostegno dei singoli condomini che si trovino in una effettiva condizione di disagio socio-economico. Per il futuro, affinché questo quanto successo non si verifichi nuovamente, il Comune di Fano ha chiesto ad ERAP e ASET di definire un progetto per provvedere alla separazione dei contatori con l'intento di mettere in sicurezza i condomini che invece sono in regola con il pagamento. Nella fase successiva è stato deciso di avviare i lavori di installazione dei subcontatori che invece richiederanno alcuni mesi. Gli oneri saranno a carico di ERAP, ma per la parte dei lavori del contatore centrale sarà la stessa ASET a contribuire. Invece da Viale Italia, siamo sempre a Fano, una reporter di strada ci ha inviato alcune fotografie per segnalare la situazione in cui versa la pista ciclo pedonale all'altezza del Civico 5. Ho chiamato più volte il numero messo a disposizione dal comune, ci ha scritto, ma non risponde mai nessuno. E dopo qualche squillo la chiamata viene girata alla polizia locale, che ovviamente mi dice di riprovare. Adesso parliamo degli esami di Stato, perché gli studenti hanno iniziato il conto alla rovescia per questo importante appuntamento. Marco Lonigro questa mattina ha raccolto gli umori dei maturandi pronti a festeggiare i 100 giorni alla maturità. Con i 100 giorni ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso l'esame di maturità 2023. È una giornata importante per tanti studenti che con abiti elegantissimi hanno festeggiato tra ristoranti e discoteche. Significa che manca poco alla maturità, il che è da festeggiare ma anche da tenere bene a mente. Niente, sono contenta di stare con i miei compagni e spero sia una bella giornata per tutti. Ho voglia di spingere, ho voglia di fare, non so, come si deve. Dobbiamo bere, dobbiamo divertirci. 100 giorni ci sta. Così. Penso solo a godermi questo giorno e con gli amici di una vita, diciamo. Io sono contenta perché ovviamente sarà solo una volta nella vita, quindi non vedo l'ora di cosa faremo, però è un giorno che aspettano tutti, quindi sono felice, sì. Felicità sicuramente, 100-100, e un po' di ansia perché comunque si sta per chiudere un capitolo della mia vita, cioè per aprirne uno nuovo. E tanta felicità, tanta, anche perché sono con i miei compagni di classe, sto benissimo. Cerchiamo di rimanere in piedi, poi vediamo, stiamo tutti insieme, ci divertiamo, non mi interessa per il resto. Sono molto entusiasta, molto felice. Perché? Perché non vedo l'ora di prendere il diploma. Le tue emozioni in questa giornata? Un po' di ansia, anche perché si è arrivati in quinta, non si sa neanche perché, e quindi niente, speriamo vada tutto bene. Per i festeggiamenti dei 100 giorni gli studenti lasciano a casa libri e preoccupazioni, dedicandosi solo a feste, pranzi e foto. Ogni città e regione ha una tradizione diversa in merito ai 100 giorni, ma tutti i maturandi organizzano un qualcosa di speciale che resterà per sempre nei cuori e nelle menti. Oggi si sta in classe 3 ore, poi la quarta ora c'è un'assemblea e andiamo a pranzo e poi a sera andiamo tutti a ballare. Programma odierno: bere prima di entrare, bere a scuola, bere dopo scuola, a pranzo, dopo il pranzo, a cena, dopo cena, al cocco, dopo il cocco. In teoria ci faranno delle ore di lezione, poi ci sarà un'ora in cui fare foto, cose del genere, e poi si va a pranzo con i prof. Qual è il programma di oggi? Il programma di oggi è divertirsi, non pensare a niente, anche se ho un'interrogazione dopo 2 ore che tornerò dal cocorico. Bere e mangiare, non seguire le lezioni, andare in giro per la scuola. A mezzogiorno e 45 usciamo, beviamo, poi andiamo al ristorante, siamo fino a una certa lì,
Poi si torna a casa, ci prepariamo, andiamo al cocco la sera. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. L'appuntamento con la prima prova della maturità 2023 è in programma mercoledì 21 giugno. Quella odierna è stata una giornata dedicata ai festeggiamenti con amici e docenti, ma alcuni studenti erano già proiettati all'esame. Temi l'esame, cosa hai paura? No, l'esame adesso è l'ultimo pensiero, secondo me adesso bisogna pensare ad altro. Ma dopo 2 anni di pandemia è difficile tornare a una maturità come i vecchi tempi, però si spera di affrontarla nel migliore dei modi. Gli iscritti, quindi più che altro quello di matematica. Anche se faccio linguistica, la materia che più mi fa paura è inglese, perché faccio linguistico ma non la so, è incredibile, è assurdo. Però ci proviamo, è già tanto che sono arrivata fino a qua. Sono abbastanza tranquilla, so che passerò l'anno, quindi cerco di non mettermi in ansia. L'hanno fatto tutti, l'hanno passato tutti, quindi sono a posto. La giunta regionale si rifiuti di sottoscrivere l'accordo di programma sul completamento della strada interquartieri a Fano. Atto ispettivo di Marta Ruggeri, capogruppo consigliare dei 5 Stelle, che sollecita una decisione in autotutela. Infatti, ha affermato Ruggeri, esiste il rischio che la giunta marchigiana sia chiamata a rispondere insieme ad altri di un progetto inutile e dall'enorme impatto ambientale. Lavori che soprattutto usufruirebbero di ingenti risorse stanziate in origine per un obiettivo diverso, cioè per le opere viarie necessario il collegamento con l'ospedale unico di Marche Nord a Pesaro, poi accantonato. Il comune di Fano, ha proseguito Ruggeri, conta su una proroga delle risorse fino al 30 giugno prossimo, finora non confermata dal CIPES. Inoltre, ha concluso la consigliera, la soprintendenza ha annunciato parere favorevole al casello autostradale Fano Nord, un'infrastruttura che secondo il centrodestra renderebbe inutile il completamento dell'interquartieri. Cambiamo argomento e parliamo delle nuove opportunità per gli associati alla Confesercenti di Pesaro Urbino e per i loro familiari, perché grazie ad una convenzione con l'Agenzia Generali Italia verranno garantite coperture assicurative agevolate. Io sono molto molto fiero, ringrazio il nostro presidente. Nuova convenzione tra la Confesercenti Pesaro Urbino e l'Agenzia Generali Italia di Pesaro Pertini. Parliamo di coperture assicurative agevolate per i rischi connessi alla tutela della persona e dell'attività per proteggere i progetti personali e imprenditoriali in qualsiasi contesto. Un'opportunità in più che Confesercenti riserva agli associati, compresi i rispettivi familiari e conviventi, e che prevede sconti fino al 26% rispetto alle tariffe normalmente applicate su 4 ambiti: casa, persona, impresa lavoro e settore auto. Va veramente incontro a tutte quelle che sono le esigenze della clientela e dell'associato Confesercenti. L'associato Confesercenti che non è più solo impresa ma è anche cittadino, perché ci siamo da un po' di tempo aperti anche a quello, anche a quel mondo lì, e i forti sconti, tutte le agevolazioni che Generali ci ha concesso, devo dire facendo anche degli sforzi notevoli da questo punto di vista, ci rende molto felici, molto fieri, e siamo sicuri che nell'ottica della vicinanza con il nostro associato riusciremo a raggiungere anche più capillarmente ogni nostro singolo associato e ad aiutarlo una volta di più, perché oggi come oggi soprattutto ce n'è bisogno. La soluzione per la casa prevede una copertura per danni verso terzi e tutela i beni contro eventi estremi come ad esempio gli incendi. Quella per la salute e il benessere della persona offre tutele assicurative che prevedono indennizzi e rendite vitalizie in caso di inabilità a seguito di infortuni, malattie, percorsi di prevenzione e rimborsi per spese mediche. Davvero interessante la copertura assicurativa sulle imprese, che protegge l'integrità del capitale investito oppure tutela uffici e studi professionali secondo esigenze specifiche. Infine non può mancare quella riguardante il settore auto, che copre danni inerenti a furto e incendio. I prodotti che spaziano dalla protezione delle attività commerciali alla protezione delle attività artigianali alla protezione delle attività soprattutto ricettive turistiche, adesso che andiamo incontro anche forse, spero, a un'esplosione del turismo a Pesaro anche per il 2024, con prodotti innovativi e condizioni economiche di agevolazioni importanti per i clienti.
Grande successo venerdì scorso al Teatro della Fortuna di Fano, dove si è svolto lo spettacolo solidale Oltre i camici la musica. Sul palco si sono alternati cantanti e musicisti per una serata di alto livello. Un oculista invece ha intrattenuto il pubblico con diverse barzellette. Il ricavato dell'evento è stato devoluto a due associazioni, la GFI e Open House, che operano nel territorio di Fano con programmi di integrazione di portatori di handicap e che hanno sicuramente necessità di fondi per implementare le loro attività. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi torniamo in studio per una nuova puntata di Primo Cittadino con il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi. Dunque rimanete con noi, ci vediamo tra poco.